Ciao a tutti zunzumini miei, io sono la vostra Gilda Fashion e chi se no, se no la folle di sempre. E benvenuti in questo mio nuovo video zoom zoom zoom. Allora, cosa faremo in questo video? Oggi mi sento super energica. Allora, innanzitutto voglio dirvi due cose. Volevo accontentare, come avete sicuramente già visto, l'anteprima della copertina del mio video. E già avete capito anche della mia tiara. Tiara, che non sa, vabbè. E niente, volevo accontentare, diciamo, la richiesta di qualcuno. Sappiate che una fra voi, una zunzumina, mi ha detto: io vorrei tanto se, diciamo, se tu trovassi le ovette Kinder del Renatons, quelli nuovi che sono usciti, prendili perché mi piacerebbe tanto vederteli spacchettare. Ebbene, sappiate, e sappi soprattutto tu che me l'hai richiesto, che le ho trovate. Ho trovato sia quelle che queste qui delle principesse Disney. Ovviamente queste sono le Kinder sorpresa, quindi le ovette quelle classiche, quindi sono una su tre, non sono come le Kinder Joy che sono tre su tre, la collezione Funko che andatevi a trovare sul mio canale, che ho fatto già. Per questa volta, in questo video, però ho deciso prima di partire dalle principesse Disney, ma sicuramente in Atoms le aprirò domani, se faccio due video in uno dei due, altrimenti se faccio un unico video li aprirò comunque domani in Atoms. Voi che principesse, diciamo, amate di più? La mia principessa preferita, vi dico la verità, io vorrei tanto trovare Belle. Allora, qua dice: scopri le otto principesse coraggiose, però ci sono soltanto disegnate Rapunzel, Ariel e Belle come esempio. Io vi dico la verità, amo molto la Bella e la Bestia, perché io e il mio fidanzato, a proposito, colgo l'occasione per salutare il mio grande uomo, l'uomo della mia vita e anche, diciamo, il bambino che amo tantissimo. Ecco, ti amo da morire. Oggi il mio Romolo, ovviamente, e mi ha detto di dirvi che sicuramente farà un video aperitivo, però non può fare tanti video oggi perché sta lavorando come un toro per la sua bambina. Ecco, comunque vi stavo dicendo che io personalmente, se dovessi scegliere, sceglierei comunque Belle fra queste principesse di trovare, perché la Belle e la Bestia è il cartone che piace di più a me e al mio boy. Quindi saluto Romolo del canale Crudo Cotto e Mangiato, appunto, con Romolo su YouTube, e ti amo da morire. E iscrivetevi ovviamente anche a Crudo Cotto e Mangiato 72 su TikTok per delle risate extra. Ovviamente seguite anche me, Gilda Fashion, su YouTube. Iscrivetevi, spolliciate e condividete i miei video per aiutarmi a crescere sempre di più. Prima arriveremo a molti più iscritti, prima porterò sul canale video ancora più speciale di questo. Seguitemi anche su TikTok, Gilda Fashion 94. Metto un po' di tutto per tenervi compagnia e farvi sorridere. Bene, allora la seconda cosa che vi volevo dire invece è questa, che ovviamente io adesso sto registrando due video, sì, perché volevo recuperare uno di ieri, e adesso ho qualcosa di dolce, quindi Kinder sorpresa delle principesse Disney, domani vi ripeto in Atoms, faccio uscire domani in Atoms. Invece stasera farò uscire qualcosa di salato, a tema salato, però ovviamente io adesso, siccome li sto registrando tutti e due adesso i video, cercherò di far uscire questo video appena possibile, quindi appena finisco di caricarlo. E il secondo, siccome comunque lo registrerò adesso, è ovvio che in questo video qui, in questo primo video, farò tutti i saluti. Poi se ovviamente voi mi saluterete subito dopo il rilascio della registrazione del secondo video, ovviamente non posso fare i saluti anche nel secondo video. Quindi diciamo che adesso faccio i saluti in questo video, poi gli altri li accumulerò, gli altri nomi, come faccio sempre, con gli altri di domani, e saluterò tutti gli altri domani. E se domani dovessi fare due video, comunque saluterò nel primo video di due. In Atoms, non so, nel primo o nel secondo li aprirò. Però i saluti li faccio sempre nel primo. Se invece è un video unico, farò tutto in quel video unico. Allora, io direi di partire comunque con i saluti e poi di scartare le nostre ovette. Un altro bacio per te, amore mio. Ti amo, Romolo. Allora, Antonietta Maglio, Pierluigi Luceri, Ilaria Simeoni, Sharon Veneziano, Udire Rodriguez, Franco Curia, Mauro Monopoli, Stefania. Tu che principessa sei, Stefania? Quale ti piace di più? A voi quale principessa piace di più? Scrivetelo sotto nei commenti. E quale cartone Disney amate di più? Poi Vincenzo De Welto, Eli, famiglia, ovviamente mi sono segnata che voglio salutare anche la mia famiglia, ma l'avrei salutata anche se non fossi segnata, ovviamente saluto anche la famiglia Sassi, e il manager Antonio. Baci fashion per tutti. Bene, beh, ormai la mia famiglia è la famiglia Sassi, è normale che sono tutte e due le mie famiglie, ti amo tanto, amore, tu sei la mia famiglia, ovviamente ripeto, saluto anche il manager Antonio. Baci fashion per tutti, ma adesso proseguiamo con queste ovette.
Allora, io sono super emozionata perché finalmente la Kindle ha rilasciato qualcosa di nuovo, però si sa che in estate è difficile. Invece, quando inizia a fare, diciamo, da capo freschetto, di nuovo freschetto, la Kindle inizia a rilasciare qualcosa di nuovo. Oggi apriamo le principesse Disney, domani Natons. Ma è una scatoletta. E quindi, 1, 2, 3, 1, 2, 3, principessa, vieni a me. Ricordo che nel bussolotto arancione c'è la principessa, in quelli gialli ci sarà qualcos'altro che ha fatto la Kinder come collezione sua, diciamo, personale. Visto che devo fare merenda, però non lo mangio tutto intero l'ovetto, mangio soltanto una metà. Ecco qua le nostre ovette. Eccole. Mi avvicino di più alla Candy. Vediamo, vediamo. Eccole qua le nostre ovette. Sì. Ecco, credo sia rimasta comunque intera. E certo, queste ovette sono direttamente, diciamo, allevate dalla mia famiglia e dalla famiglia Sassi. Noi siamo duri di testa, sì, vabbè. Non so cosa c'entri, però è che oggi mi sento particolarmente burlona. Bene. Iniziamo. La vita fatta, la vita fatta, no. Adoro. Top. Allora, iniziamo, vediamo a caso, a caso, a caso. Quale prendiamo? Quale prendiamo? Quale prendiamo? Prendiamo questa. Non ci ho mai fatto caso se quella della, quello arancione e il bussolotto della principessa, diciamo, quella arancione è sempre al centro o se può capitare anche al lato. Vediamo. Non, vabbè, intanto discartiamo tutti, poi vediamo. Beh, la Kinder è sempre la Kinder, anche in fatto di sorprese. Vabbè, il gusto della Kinder come cioccolato, recensione 10. La Kinder per me, personalmente, lo so che è un cioccolato commerciale, non è il Venchi, non è per dire, io lo capisco. Però, sinceramente, a me il Kinder, cioè, è come dire, è come quando una persona ama dell'abbigliamento, lo so che sono due mondi diversi, per esempio Gucci, Chanel, per esempio Zara, per dire Shein, sono completamente mondi diversi, cioè low cost e, diciamo, elite. Però voglio dire, io amo sia la Kinder che un cioccolato per bambini, ma 10 in quel settore commerciale come cioccolato, però amo anche tanto la Lindt, comunque la Venchi, Venchi lo adoro pure, 10. Cioè per me, fra i cioccolati d'élite c'è comunque Venchi 10, per dire, faccio un esempio, ora non so, fra quelli commerciali, per dire, fra la Milka e la Kinder, adoro tutte e due, darei 10 alla Kinder, sempre comunque. La Milka dipende dal tipo di cioccolato, tipo quello soffiato mi piace di più degli altri, comunque. Questo è il primo, apriamo anche il secondo, vai, li apriamo tutti e tre, poi alla fine, ok, giallo, poi alla fine vediamo tutto insieme, mi mangio comunque una metà. Marco. Voi direte, visto che comunque il video vi sta registrando tutti e due adesso, potevi fare prima quello salato e poi quello dolce? No, per due motivi. Io non lascio mai niente, non faccio niente per caso. Ci ho pensato. Semplicemente uno. Non mi faccio problema comunque sia mangiare prima dolce, poi salato e viceversa. Secondo, perché ho necessità di far uscire prima questo orario, che è l'orario più della merenda, quello dolce, stasera voglio che esce quello salato. E diciamo che non si sa mai la rete dovesse andare molto lenta, prediligo prima questo video nel caso. Gilda Fashion non farà mai niente per caso, ricordatevi. Il maestro vi regalerà sempre sorrisi. Gilda Fashion piaceri. Adoro. Top, va bene? Questo video sarà lungo. Ecco. Speriamo non troppo. Ok, abbiamo i nostri tre bussolotti. La principessa la lasciamo alla fine. Vediamo cosa c'è qui. Non so che cosa sia. Ho
Ho trovato, adesso non vi preoccupate che lo montiamo insieme. Ho trovato questo. Vediamo che cos'è. Non ho capito se è un fiore, un topo. Forse è un topo. Sì, è un topo. Allora, mettiamo la scarpetta. Ora ve la faccio vedere subito. Che carini, che fantasiosi questa volta che sono. Non che l'altra volta non lo fossero, però. Ecco. Mettiamo il topolino. Non ho capito. E questo dove dovrebbe andare? Ah, dovrebbe andare. E che cosa dovrei fare? Mettere il topolino qui. Boh. Allora, in teoria dovrebbe saltare. Vabbè, ma non è vero. Allora, in sostanza, la sorpresa viene così. Dovete praticamente schiacciare questo tasto e il topolino dovrebbe volare dalla scarpetta. Cioè, in questo senso, anche se l'ho messo io male, non lo so, si mette tipo così e poi dovrebbe volare, ma comunque questa è la sorpresa, la prima che abbiamo trovato. Ecco, è volato in un certo senso. Va bene, ma adesso passiamo al secondo. Woo! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Scusa se prima non l'ho fatto, ma adesso vieni a me. Oddio, ho visto qualcosa di rosa e di celeste pure. Vediamo che cosa ho trovato. Ho trovato questo. Vediamo. Sarà un anello? Sì. Allora, che si fa? Si mette ok, si mette questo si mette questo qui, che carino. Ok, e l'adesivo? Ecco. Vabbè. Vabbè, non dovrebbe essere così difficile, diciamo. Ecco. Più o meno. Ecco, vi faccio vedere adesso. Un attimo solo, Zunzumini. 5 minutes later. Ecco. Vabbè, più o meno, in sostanza è un anello, si mette l'adesivo, si mette praticamente, diciamo, ovviamente per bambine, io lo metto al mignolo, si può allargare, credo, un po', e in più, oltre all'adesivo che si attacca sopra, gira, vedete? Gira il fiorellino, gira sia il fiorellino, vabbè, dovrebbe girare. A me l'adesivo praticamente si è staccato, però avete capito. In un certo senso, togliamo l'adesivo che sinceramente non mi cambia la vita. Io l'adesivo lo tolgo, lo preferisco più così. È un fiorellino che gira, in sostanza gira. Ed è un anello. Ecco, sì, perfetto. Ma adesso io voglio sapere quale principessa si nasconde qui dentro. Secondo voi chi ho trovato? Chi avrò trovato? 3, 2, 1. Woo! E se avete visto il video fino a questo punto, vediamo se l'avete visto. Io in questo momento vediamo chi voglio trovare. Sempre Belle, voglio lei, magari. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah.
No, momento di riflessione. Belle, vieni a me. Eh no, dimenticavo che le principesse sono otto, anche se sono riportate tre sul disegno, come esempio. Quindi una possibilità su otto è un po' difficile andare a trovare Belle. Non ho trovato Belle, ma ho trovato proprio la principessa che sinceramente... Che cos'è? Giovanna d'Arco? Boh. E perché la principessa Giovanna d'Arco? Sarà che questo cartone non l'ho mai visto allora. Non lo so. Ho trovato. Scan, no, scan è per scannerizzare. Come si chiama questa principessa? Ho trovato lei, zunzumini miei. Sinceramente mi ricorda un po' Giovanna d'Arco. Ecco. Non saprei, ma spiegarmelo vorrei. Grida tanto che tremerete anche voi. Quindi buon Natale, amici miei. No, scherzo, quella è Night Before Christmas, è un drago. Storie su storie del mondo della fantasia, dove anche l'impossibile diventa la realtà, ed io lo condurrò per le vie della magia e scoprirà la verità. Storie di eroi che non hanno paura del domani. Basta. Il vento porta la paura di una tragedia che accadrà. Basta. Allora, i sogni sono desideri di felicità. Basta, basta. Ok. Ma che principessa ho trovato? Non c'è scritto? Qualcuno potrebbe dirmi che principessa è, perché forse questo cartone non l'ho visto. Ho trovato lei, adesso la monto e ve la faccio vedere. Però è proprio la principessa quella meno che volevo trovare. Cioè, è la principessa che su otto, sinceramente, è quella che meno mi piace. Perché al primo posto Belle, al secondo posto Ariel, al terzo posto Cenerentola, al quarto posto mi piaceva trovare quella del... Che ne so, Rapunzel, quinto posto la principessa Ranocchio, al sesto, non lo so, una delle due con i capelli lunghi, neri, non lo so, sinceramente quelle che meno mi piacciono, non per il colore, anzi, a me quella principessa Ranocchio mi piace un sacco, però non, cioè, quelle che mi piacciono meno, anche perché i cartoni mi sa che non li ho neanche visti. Se non sbaglio, sono tipo Mulan, se non sbaglio, è quella che fece di recente il cartone sulla nave, questa qua tipo indiana dell'isola, non lo so, non mi piacciono. E questa qui, queste sono quelle che mi piacciono meno. Oddio, l'ho messa a rovescio il corpo, ecco. E questa qui, questa qua con i capelli arancioni, sono quelle che mi piacciono meno. Comunque ho trovato questa, qualcuno potrebbe dirmi quale principessa ho trovato, per favore? Ho trovato lei. Ecco. Mi ricorda più Giovanna d'Arco, ecco. Va bene, io come cioccolato ho mangiato metà, non voglio esagerare perché sono a dieta. Io quando dimagrisco, la prima cosa che dimagrisce è il viso, vedete? Poi inizio a dimagrire anche qui e poi anche sotto. Ecco, però quando poi arriva sotto, io arrivo il periodo che devo andare da Capodaglio a mangiare e non ce la faccio ad arrivare sotto. Vabbè, in questo caso ci sono riuscita un po', va. Dai, ce l'ho fatta una volta, però in maniera molto esagerata, ce la posso fare di nuovo in maniera, diciamo, comunque moderata. Se questo video vi è piaciuto, se questo video vi è piaciuto, papino! Ce lo sa! Ecco, la principessa Giovanna d'Arco. Oh, io la chiamo Giovanna d'Arco e devo fare, ecco. Allora, se questo video vi è piaciuto, vi ricordo di spolliciare e condividere. Iscrivervi al mio canale, però i video li faccio io ovviamente. Okay. Su YouTube sono Gilda Fashion, su TikTok sono Gilda Fashion 94. E poi iscrivetevi anche al canale del mio boy, Crudo Cotto e Mangiato Cromo su YouTube e Crudo Cotto e Mangiato 72 su TikTok. E niente, che dirvi? Un abbraccio immenso. Questa sorpresa mi è piaciuta, adoro top. Vabbè, la Kinder è sempre adoro top. La sorpresa, la principessa che ho trovato non mi è piaciuta tanto. Quindi non più di 6, 6 e mezzo. Bene, però. Mi è piaciuto comunque fare questo video, mi sono divertita un sacco. Domani vi ricordo che se rimanete sintonizzati sul mio canale farò comunque uscire i Natons. O faccio un video, ne faccio due i Natons, domani ci saranno per chi è interessato. Alle vette Kinder, bene. E amore mio, un altro bacio. Tu sei tutto quello che vorrei se non avessi, ecco.
se la mia vita e non desidero altro che vederti, non desidero altro che alzarmi e sapere che tu esisti, non desidero altro che te. Semplice, il cuore mi batte appena penso a te. Ecco, ti ho detto tutto. Bene, un abbraccio immenso, un bacio speciale ancora per te. Un abbraccio immenso e un bacione della vostra Gilda Fashion. Maledetta telecomandina.